Amici di GRP, la più cordiale buona serata da Beppe Rasolo per un nuovo appuntamento di Città allo Specchio. Un tema particolarmente sentito questa sera. Parleremo di bullismo e di cyberbullismo, una sorta di piaga soprattutto per quanto riguarda le più giovani generazioni. Abbiamo naturalmente delle persone con cui ci confronteremo questa sera, cominciando dalla mia sinistra, Claudio Calì, comunicatore. Buonasera. E alla mia destra Enrico Raiteri, governatore Rotary del distretto 2031. Buonasera. Monica Di Martino, genitore dell'Osservatorio del Bullismo. Buonasera. E Ezio Mattio, psicologo dell'adolescenza. Buonasera. Allora, per cominciare a parlare di questo tema, abbiamo realizzato un servizio con la nostra redazione che prego la regia di mandare in onda e poi torniamo in studio. Lei ha sentito parlare del fenomeno del bullismo? Che cosa ne pensa? Sì, è una cosa bruttissima. No, queste cose non si deve fare perché i bambini hanno paura di andare alla scuola. E i genitori sono preoccupati, deve sparire questa cosa. Non potendo viverla direttamente più come situazione, però una sorella più piccola e spesso episodi di bullismo sono capitati. È una tematica molto, molto recente, soprattutto che negli ultimi anni si sta veramente ampliando e non c'è secondo me nessuno che se ne prende il carico, né dagli insegnanti né dall'ASL o comunque servizi sociali, anche perché soprattutto sono anche verso comunque ragazzi disabili o comunque con delle difficoltà. E lei pensa che le tecnologie digitali, quindi social media, abbiano aumentato il fenomeno in questi anni? Sì, sì, di sicuro. Assolutamente sì. Assolutamente, Facebook, social network, tutto quanto ha fatto in modo che questo problema si aumentasse. Sicuramente, anzi, forse oltre che aumentato è anche diventato molto più pericoloso e molto più incidente sulle vite dei ragazzi, soprattutto i giovani, nelle fasce di età medie e superiori è molto diffuso. Sì. Stampa sempre vicino lì, è logico che l'aumento c'è. Tu hai mai assistito o hai mai subito atti di bullismo? No, assolutamente. No, no, io non ho assistito a nessuna cosa perché vicino alle scuole non vado. Sentendo per TV. Io oltre ad essere una tata faccio l'affidataria presso il servizio sociale e quindi direttamente posso parlare della ragazzina che seguo io, quindi sì, sicuramente sì. Oltre che sentire sui telegiornali, perché comunque è una notizia che è ampiamente diffusa. Insomma, ringraziamo la redazione per queste interviste realizzate nei giorni scorsi. Monica, allora, c'è preoccupazione, come emerge anche dalle interviste? Certamente, c'è un grande sentimento di paura e di preoccupazione rispetto a questo fenomeno, sempre di più il fenomeno del cyberbullismo e quindi un po' dello hate speech, cioè dell'odiare attraverso gli strumenti informatici, del mettersi in gruppo contro qualcuno, è una preoccupazione che vive credo molto anche tra i ragazzi, ma soprattutto tra i genitori. La Regione Piemonte ha un osservatorio sul bullismo, che è un luogo nel quale ci sono diverse figure professionali, da quelle del mondo della scuola, delle forze dell'ordine e anche della componente genitoriale, perché credo che sia importantissimo mantenere sempre un approccio tripartito, quindi c'è sempre bisogno di osservare e vedere l'attività del bullismo e di tutte le problematiche sia dal punto di vista della genitorialità che della scuola che poi anche della società civile con un occhio democratico e attento. Alcuni fenomeni passano inosservati o sembra che passino inosservati ed è per questo che poi spaventano, perché quando diventano eclatanti ci si rende conto che in realtà alcuni segnali c'erano ma forse li avevamo sottovalutati, quindi il richiamo è sempre al tenere, come dire, le antenne dritte e valorizzare tantissimo l'ascolto, che non è solo un ascolto nel dialogo ma è anche un ascolto dei segnali che vengono portati. C'era una persona nel servizio che faceva riferimento al fatto che se i ragazzi o i bambini sono all'interno di una situazione di bullismo non vogliono più andare a scuola. Questo è il primo segnale al quale i genitori devono stare attenti. Ezio, ma allora questo aspetto legato alle cose che abbiamo visto e di cui abbiamo sentito, cioè che sensazioni, quali sono le sensazioni che ci sono a livello proprio di territorio?
Sui territori in cui opero e operiamo anche con Monica da tanti anni, sicuramente il sentore è un sentore di disagio e di una problematica che diventa sempre più diffusa, si sviluppa maggiormente e in particolare su territori diciamo con difficoltà sociali e culturali, ma bisogna stare per esempio molto attenti a questo aspetto, nel senso che a volte si pensa che più il territorio è svantaggiato più gli episodi di bullismo possono avvenire e si manifestano maggiormente. In realtà purtroppo il fenomeno del bullismo è un fenomeno che è trasversale, no? A tutte le, diciamo così, a tutti i livelli socioculturali, purtroppo, e non si è mai, come diceva Monica, troppo attenti al fenomeno, nel senso che si dà per scontato a volte che in determinate scuole, diciamo così, bene, di determinati quartieri, anche della città, eccetera, non possa accadere. E poi in realtà, in maniera subdola, questa cosa accade e purtroppo accade provocando delle ferite che diventano per anni insanabili, no? Questo lo dico da psicologo, psicoterapeuta, perché se tu sei vittima di se un ragazzo è vittima di bullismo, è molto probabile che questa ferita a volte non viene neanche condivisa, perché c'è una sorta di vergogna, no? Nei ragazzini, per cui si tiene dentro perché non posso dirlo ai genitori, perché mi faccio soffrire, non posso dirlo agli insegnanti perché sennò sono, come posso dire, un infame, tra virgolette, non posso dirlo ai miei compagni perché posso sembrare debole e mi porto dentro questo dramma e questa difficoltà. Certo. Enrico, dal tuo punto di vista come governatore Rotary, voi che tipo di sensazione avete sul territorio legati a questi fenomeni? Beh, la sensazione è che il fenomeno esiste. Noi non avendo delle professionalità che si occupano assolutamente esclusivamente di questo, abbiamo un addetto che è un responsabile dei rapporti scuola-università, e che è Riccardo Petrignani, che all'inizio di questo anno rotariano ha avuto quest'idea: dobbiamo occuparci di bullismo. Ci abbiamo messo la faccia e siamo andati alla fonte, cioè siamo andati all'ufficio scolastico regionale, abbiamo detto: avete bisogno di noi, possiamo fare qualcosa, possiamo andare avanti. E abbiamo incontrato, lì è cominciato un ciclo virtuoso, incredibile, meraviglioso, che ci ha portati a conoscere moltissima gente, da Fabrizio Manca, che è responsabile dell'ufficio scolastico, Duin Filantropi, che ci ha affiancato in tutta questa avventura, soprattutto l'associazione Esseri Umani di Iuri Nervo, che è un professionista e che ci ha fornito un'equipe che è andata nelle scuole. E qui abbiamo incontrato veramente il mondo vero che contiene il microcosmo che contiene il bullismo. Siamo arrivati fino a quello che i piemontesi forse ricordano come la generala, cioè il posto, la procura dei minori. Io quando incontrai il capo Anna Maria Baldelli, persona eccezionale, squisita, dissi: mia nonna si vergognerebbe di sapere che sono finito anch'io alla generala. Però lì ho incontrato delle persone che sembravano uscite da un film. Mm-hmm. Mi piacerebbe nominarne anche solo due, Maurizio e Paola. Prego. Che sono persone eccezionali, sembrano uscite da un film, dalla parte dei buoni di Montalbano. E lì ho capito che c'era un mondo che aveva preso molto a cuore questo problema. Molti di noi hanno dei parenti, degli amici, noi stessi conosciamo un sacco di casi di bullismo ed è un problema feroce. Certo. Claudio, tu che sei un comunicatore, comunque che vive nel mondo della comunicazione, il bullismo è anche una questione forse probabilmente legata al non conoscere, a non essere informati? Giustamente, come diceva Ezio, si parla di condivisione, questa è la carenza un po' in tutta la nostra società. Viviamo un periodo storico in cui c'è un individualismo sfrenato, manca il senso di comunità, di condivisione, di senso civico, e questo si riversa inevitabilmente nelle scuole. Ciò che occorrerebbe fare, partendo dalle scuole, dalle scuole anche dell'infanzia, per poi proseguire, è proprio quello: far lavorare i ragazzi non soltanto sull'intelligenza scolastica, che è giusto e bene che ci sia, ma anche sull'intelligenza emozionale, l'intelligenza emotiva, perché è quello che manca nelle scuole. Quello che io personalmente come comunicatore, grazie anche ad alcuni enti tra i quali il progetto Angelica, che si occupa per fortuna anche di questi aspetti, sto cercando di portare in alcune scuole in giro per l'Italia, è proprio quello dell'intelligenza emotiva, perché senza insegnare ai ragazzi a comunicare bene tra loro non si riuscirà mai a far capire agli stessi, sono ricchi di energie, di risorse incredibili, loro sembrano apparentemente vuoti,
in realtà hanno voglia di fare, di condividere. Anche laddove ci sono stati casi gravi di bullismo, si vede che i ragazzi sono solidali tra loro. Bisogna avere il coraggio, anche tramite docenti che fanno un lavoro incredibile, impegnativo, a volte di frontiera, e anche con i genitori e le istituzioni, di imprimere questa svolta ai ragazzi, anche con la creatività, il pensiero laterale, tante cose importanti che possono essere insegnate. Qual è il primo step che devi fare per coinvolgere i giovani proprio in questo senso? Beh, innanzitutto far vedere loro che non solo non si ha paura di loro, ma neanche che li si sfida, quindi che si è tra loro usando il loro linguaggio, perché la prima regola del comunicatore è quella, ma non il linguaggio nel senso che si usa il gergo loro, anzi se è necessario fare anche quello, per poi metaforicamente prenderli per mano e far loro capire che ci sono altri ambiti, altre possibilità per maturare, per crescere, per divertirsi e imparare divertendosi, perché poi quello è fondamentale. È inutile insegnare in una scuola materie di per sé magari anche interessanti, che però le si insegni in maniera appunto noiose, e invece è necessario farlo facendo sì che i ragazzi si divertano. Solo in questo modo si fa capire loro, senza parlare necessariamente di bullismo. Io dico sempre agli organizzatori delle scuole, dei miei incontri: non parlate per carità di bullismo ai ragazzi, non dite arriverà un esperto di comunicazione contro il bullismo, non è quello che serve oggigiorno, serve far loro capire che c'è anche un modo diverso di condividere la vita di tutti i giorni. Direi che questo è un buon modo per iniziare a parlare proprio di questo argomento. Ci vediamo dopo una breve pausa pubblicitaria. E continuiamo a parlare di questo argomento, bullismo o cyberbullismo? Adesso io vorrei chiedere a Ezio, ma non per voler fare una classifica tra virgolette, ma qual è più pericoloso? Sono due aspetti diversi, sono due violenze diverse. Il bullismo è una violenza che ha dei luoghi, degli spazi concreti in cui si attua.
in cui ci sono delle persone che, o dei gruppi di persone violente nei confronti di altri coetanei o dei ragazzini o dei bambini più piccoli, in qualche modo è più circoscrivibile, è più osservabile, non così facilmente come potrebbe sembrare, però è abbastanza, come si può dire, percepibile anche dagli adulti di riferimento, insegnanti, genitori, ma anche dalle persone che girano intorno a questi ragazzi per vari motivi. Il cyberbullismo invece è più subdolo, è più sottile, ha degli spazi e dei tempi dilatati, limitati, si basa su delle competenze che i nostri ragazzi hanno, a volte molto più sviluppate delle nostre, di adulti, e che permettono loro di entrare nei profili degli altri, di modificarli, di cambiarli. Ho in mente una situazione di queste settimane di una ragazza che frequenta una prima superiore su questi territori, che si è ritrovata il suo profilo Facebook sabotato da chissà chi, e su questo profilo Facebook erano presenti delle foto molto brutte e umilianti per una ragazza, per tutte le ragazze, e lei ha provato tantissima vergogna e ci ha messo anche molto tempo a denunciare questa cosa. Fortunatamente ha trovato degli insegnanti a cui dire questa cosa. Dobbiamo tenere tutti conto che è terribile che questi, sia i social ma anche WhatsApp, comunque questi strumenti che vengono utilizzati nella quotidianità di giorno e di notte dai ragazzi, a un certo punto possono diventare qualcosa che va contro di loro. Quindi la tua identità sociale, la tua identità pubblica, parlo da psicologo, diventa minacciata, diventa sporcata in qualche modo dall'influenza di qualcun altro che non sempre si riesce a individuare, non sempre si riesce a contattare, e molto spesso, purtroppo, perché bisogna lavorare molto su questi aspetti, la vergogna diventa il sentimento che inchioda questi ragazzi e che li lascia in un limbo in cui la loro identità viene colpita e ferita. Quindi bisogna che parlino a un certo punto, che dicano, chiedano aiuto. Quello che invece volevo chiedere a Monica, più come genitore, fino a che punto diciamo un giovane, parliamo di un minorenne, può avere questa libertà di andare sui suoi profili social, eccetera, e quanto invece un genitore non dovrebbe, tra virgolette, comunque andare a fare dei controlli per cercare anche di dare degli aiuti? Qui entra in gioco un tema fondamentale, che è il tema della libertà di espressione, della libertà di stare in un mondo che è anche social, da parte del giovane che ha una identità in crescita, credo che Ezio questo lo possa affermare, e dall'altro lato c'è il dovere di monitorare, di controllare e in qualche modo... Infatti quello che a me interessa sapere è proprio, esiste un confine particolare in cui, cioè quello confine, che ci chiedono anche sì, i nostri spettatori? Il confine è dato, al di là delle teorie e di letteratura sul tema ce n'è tantissima, ci sono anche posizioni teoriche molto diverse, c'è chi sostiene che ci debba essere un continuo controllo e monitoraggio degli strumenti informatici, degli smartphone, dei tablet e dei computer da parte dei genitori, e c'è invece chi sostiene che tutto si basi su un grande lavoro di ascolto, di vicinanza, di dialogo, tanto da dare fiducia ai propri figli, ma da dare anche strumenti per interpretare il mondo. Le statistiche, e mi riferisco nello specifico ad un evento che l'Italia ha, diciamo, sposato un po' in ritardo, che è il Safer Internet Day, di solito si celebra, e uso la parola celebrare con coscienza di causa, tra il 6 e il 10 febbraio di ogni anno, ed è la giornata mondiale per la sicurezza in rete. Il nostro Ministero dell'Istruzione ci è arrivato da qualche anno, quest'anno c'è stato un bello spot televisivo, il Nodo Blu, televisivo, radio, insomma, girato su tutti i mass media principali, nel quale si sta andando sempre di più verso la fiducia e la conoscenza degli strumenti. Le statistiche, dicevo, ci dicono che i nostri giovani, e posso aggiungere anche gli adulti, io mi occupo di comunicazione e molto di social, sono un community manager,
non verificano le notizie, cioè il rapporto con la veridicità e con la verifica della veridicità delle notizie è fondamentale, e anche il rapporto sulla conoscenza degli strumenti. Diceva bene Ezio, il bullismo fisico è un fenomeno che in qualche modo avviene in un tempo, in un luogo, in uno spazio. Il cyberbullismo avviene in rete, quindi avviene nell'etere, avviene su profili WhatsApp. I ragazzi per l'80% passano 5 ore al giorno su WhatsApp, il 76% dei ragazzi è ancora su Facebook, ma è molto su Instagram ed è moltissimo su Snapchat, che sono, e come potete vedere soprattutto chi frequenta i social, sempre di più strumenti che hanno la possibilità di raccontare delle storie temporanee. La mia storia dura 24 ore, quindi fanno dei video, utilizzano questi strumenti perché poi si autocancellano. Anche qui la formazione e l'informazione su come vengono usati questi strumenti è fondamentale, ed è fondamentale, come dicevo prima, ed è un tema sul quale una delle associazioni di genitori storiche italiane, della quale io faccio parte, il Coordinamento Genitori Democratici, insiste da sempre, è una formazione che devono avere gli insegnanti, non solo quelli di informatica, i genitori per primi, ma anche tutte le categorie che con i ragazzi intervengono. Certo. Quello che invece volevo chiedere a Claudio, a livello proprio di linguaggio, come vengono utilizzati questo cyberbullismo? Cioè, nel senso, il linguaggio del cyberbullismo è più ficcante, più penetrante, rimane, tra virgolette, anche di più in rete? Beh, il linguaggio del cyberbullismo è diabolico, si può usare questo termine, perché poi è virale, sfugge agli stessi social, agli stessi gestori dei social, perché una volta che è in rete non si può più far nulla, anche se si volesse si passa da un social all'altro. La rete poi è internet, non è soltanto i social, quindi una volta che si cade in questa rete è difficile uscirne, e purtroppo abbiamo assistito anche recentemente a dei casi di reazioni tragiche, no? Da parte di alcune vittime, ragazze e ragazzi di questo. Io volevo però riprendere alcune osservazioni di Monica e Ezio, che sono degli esperti del settore, quindi è bene sottolineare alcuni loro passaggi, tra i quali l'esigenza di autorevolezza. E qui mi ricollego anche al ruolo di genitore oggi, senza nulla togliere ai genitori di una volta, è sempre stato difficile, credo, il cosiddetto mestiere di genitore. Oggigiorno è ancora più difficile, perché le informazioni e i canali di informazioni sono moltiplicati. La rete, che è uno strumento incredibilmente positivo, se usata male diventa uno strumento, scusate se insisto su questo termine, diabolico, e quindi seguire i ragazzi è difficilissimo. Quindi, giustamente come dicevano loro, è necessario l'ascolto, ma anche l'autorevolezza, perché se c'è la vergogna da parte dei ragazzi di denunciare è perché manca autorevolezza. Quindi dobbiamo noi adulti fare un mea culpa da questo punto di vista, un po' tutti, non soltanto l'istituzione scolastica. Quindi bisogna tornare a essere non autoritari, autorevoli, e se c'è autorevolezza i ragazzi, io quando in alcune scuole anche i ragazzini di prima, seconda media, faccio fare il gioco dei sei cappelli di Edoardo Bono, quindi li faccio giocare, loro si divertono tantissimo, ma in realtà divertendosi ci lanciano dei messaggi. Il consiglio di classe attraverso i sei cappelli, dovete decidere quale provvedimento adottare nei confronti di qualcuno di voi che ha assunto un atteggiamento grave. Vengono fuori delle decisioni terribili che non sto qui a descrivere, si ride poi in quel contesto, ma in realtà pane d'acqua un mese, chiuso in un monastero, altre cose. Sono messaggi chiari di richiesta di autorevolezza, noi dobbiamo recepirli tutti noi, non soltanto i docenti, non soltanto i genitori, e far sì che loro riescano a comunicarlo. Uno spot del MIUR molto carino di uno o due anni fa vedere proprio questo, l'intervento di un docente che con autorevolezza fa capire davanti alla vittima, ai cosiddetti carnefici, che non avranno scampo, ma non dal punto di vista fisico, ci mancherebbe altro, ma dal punto di vista della loro emarginazione. Questo. Certo, Enrico, quindi autorevolezza ed ascolto, quindi. Sì, e abbiamo imparato, seguendo in questo anno rotariano tutte queste persone che ci hanno aiutato, abbiamo imparato che bisogna guardare molto a noi stessi, alle nostre famiglie, al clima che c'è nella nostra famiglia, a quanto tempo dedichiamo alla comunicazione con i nostri figli, con i nostri nipoti, e al clima che c'è nelle relazioni all'interno della famiglia, perché c'è un'emulazione e chissà perché si va sempre ad emulare le persone meno calme e più violente della famiglia.
Dopodiché bisogna rivolgersi alla scuola con molta più fiducia, bisogna che la scuola, come penso sappiano, ma qualche volta non si vede fatto, pensino più ai giochi di coesione piuttosto che ai giochi in cui si mette in evidenza la competizione. Questo fa sì che ci sia sempre qualcuno che si emargina, che viene emarginato automaticamente. Anche in una famiglia c'è sempre il ragazzino che è meno trattabile, che è più introverso. Devo dire poi che noi abbiamo quest'anno, alla fine di tutto, come diceva Monica, abbiamo organizzato il Nodo Blu in Piazza San Carlo e ho trovato emozionante vedere questi ragazzini che deponevano la loro barchetta e con i pensieri scritti. Ognuno di noi ha dovuto scrivere qualcosa, io avevo riscritto la canzone Imagine di John Lennon, qualche strofa dicendo immaginate un mondo e una scuola senza più bulli. E divertiva molto i ragazzini, hanno acquistato un po' di familiarità con noi. Perfetto, e con questa immagine di John Lennon chiudiamo questa seconda parte, ci vediamo dopo una breve pausa pubblicitaria. E continuiamo a parlare di questo tema. Allora, uno dei grossi temi, abbiamo visto anche alcuni esempi di cronaca, e parto magari da Claudio, bullismo maschile o femminile, c'è differenza e soprattutto qual è quello più pesante? Beh, poi nei dettagli ce lo spiegheranno gli esperti, Monica e Ezio. Bullismo è trasversale, sia femminile che maschile ovviamente,
Anche lì abbiamo assistito, tante volte ci stiamo in rete a dei video terribili anche in cui sono le stesse ragazze protagoniste. Diciamo che probabilmente il bullismo maschile è un po' più fisico, non sempre, perché lì, come dicevamo prima durante la pausa pubblicitaria, si discuteva, è un po' quello maschile la battaglia del più forte, quindi c'è una forza un po' più fisica, ripeto, non sempre. Quella femminile è un po' quello un po' più strategico, in senso negativo. Molte volte io noto, le chiamo così per scherzare, le ape regine, perché poi nella classe ci sono le leader, non è più soltanto il leader maschile, c'è, ed è anche giusto che sia così, la leader femminile che si presenta al cospetto di questi incontri sulla comunicazione anche con una resistenza fisica e psicologica nei confronti del sottoscritto tante volte notevole. Si vede che loro reggono e gestiscono gli aspetti psicologici e razionali del gruppo, relazionali del gruppo anche dei ragazzi. Quindi la ragazza ha acquisito oggigiorno, come in tutta la società, ed è giusto anche così, ha un ruolo molto importante e purtroppo sfocia tante volte in un bullismo radicato e soprattutto cyberbullista, perché come dicevamo prima, attraverso i tag, attraverso il cosiddetto taggare, questo nuovo verbo, questo neologismo, si creano dei danni incredibili. Ste donne taggano troppo? Ezio? Ste donne, diciamo che il bullismo femminile è un bullismo più sottile, no? Le donne vanno più, già da bambine piccole, le ragazzine usano più il verbale per andare, diciamo così, in un ambito aggressivo, no? E quindi affinano già da ragazzine, da bambine, poi da ragazzine, una certa astuzia e capacità nel riuscire a dire delle cose terribili su compagne, pari, amiche, senza che queste compagne, pari e amiche possano saperlo. E i social, in questo caso, diventano la cassa di risonanza di questi pettegolezzi oppure di queste calunnie, chiamiamole proprio così, con il loro nome, che diventano anche qua di dominio pubblico. In un attimo tu puoi taggare tutta una serie di amici, amiche, compagni e compagne di questa persona di cui si stanno dicendo delle maldicenze e in un attimo una confidenza fatta ad una amica o presunta tale diventa di dominio pubblico. Stamattina in una scuola mi facevano vedere proprio questo delle ragazze, no? Una foto Instagram di una loro compagna sotto la quale c'erano delle sue frasi riportate da un'altra conversazione intima e privata diventate di dominio pubblico. E questo vuol dire per un adolescente in formazione, per un adolescente che sta costruendo la sua età, un attacco all'identità, un attacco alla crescita che diventa veramente devastante in molti casi. La cosa è, tutti ne parlano, ma tu non lo sai. E però ti accorgi che qualcosa non va, perché quando entri a scuola iniziano a guardarti in un certo modo, ci sono certi sorrisi, certe battute che riportano delle cose che tu magari hai confidato a una persona perché rimanessero solo per lei. E qui si intacca un altro sentimento fondamentale, necessario per la crescita, che è la fiducia. Cioè, in un rapporto di fiducia, quello che io ti dico, quello che io ti confido di profondo mio, rimane tra me e te. E invece, in questi episodi di cyberbullismo, diventa di dominio pubblico. Tutti vengono a sapere le tue confidenze, tutti vengono a sapere, come dire, le tue parti più intime, le tue parti più fragili, che tu hai consegnato ad una persona che ritenevi amica. Le battute, i sorrisi, i mezzi sorrisi che fanno le tue compagne mentre tu cammini nell'intervallo diventano delle coltellate. Degli epitaffi proprio. Veramente, cioè. Terribile. Una cosa terribile. Terribile questo. No, Monica, dipende dalla capacità anche delle ragazze di saper usare meglio i mezzi di comunicazione, forse possiamo dire così, di saper disseminare meglio le informazioni. Come diceva Ezio, e non facciamone una questione di pari opportunità o di sensibilità, ma ne facciamo anche solo una questione di attenzione alla relazione e all'ascolto, è chiaro che, ma questo si trova anche poi nel mondo del maschile, non solo nel femminile,
si entra in quello che storicamente si chiamava un po' il pettegolezzo, la piazza, quindi voglio dire, anche in questo siamo diventati dei consumisti compulsivi, permettetemi questo termine, nel senso che il pettegolezzo se viaggia sui social media va velocissimo, si diffonde in maniera veloce e continua e quindi lo si consuma con una fame, con una certa voracità. È anche vero che dall'altro lato le statistiche ci dicono che poi sparisce anche abbastanza in fretta, ma non lascia invece quel tempo che la psicologia ci insegna è necessario per gestire la mancata fiducia dell'amica con la quale si è fatta la confidenza, anche il tempo per far guarire queste ferite. Ezio faceva riferimento a delle coltellate, io credo che un po', voglio dire, tutti noi abbiamo una storia lunga di vita, scuola, lavoro, magari di figli o nipoti, sappiamo che capita anche solo, non so, il bravo della classe che prende un voto più basso, cioè il commento, il chatting è sempre accaduto, ma è un fenomeno che diventa molto gigante, molto veloce, quindi penetra velocissimamente, è un po' un fuoco, dopodiché si passa subito ad un altro caso, ma lascia una ferita che non ha il tempo di guarire, quindi questo può creare dei problemi. Sappiate che l'Osservatorio sul bullismo raccoglie tutta una serie di casistiche, ma dobbiamo anche sapere che nelle scuole è assolutamente vietato dai regolamenti l'uso del cellulare. Cioè, l'uso del cellulare ha tutta una serie di sanzioni, ma viene usato tantissimo ed è praticamente, non impossibile, ma è molto difficile quando noi incontriamo i casi nel quali è stato usato in maniera illegale, anche chiedere ai docenti di accorgersene e di rendersene conto. Perché all'interno di queste classi molto numerose, dove comunque un cellulare sta nascosto in una tasca, in un portapenne, in una cartella, recepire anche, registrare la battuta piuttosto che l'immagine è abbastanza frequente. Quindi è di nuovo, ritorniamo a questo, il tema importante è che gli adulti facciano gli adulti, che gli adulti riescano a passare autorevolezza, ascolto e soprattutto conoscenza dei mezzi. Quello che invece voglio chiedere a Enrico, però, visto che stiamo parlando proprio di questioni legate ai social, no, ai mezzi di comunicazione, però sembra che oggigiorno, guardando come anche si comportano i grandi, non è che ci abbiano dei grandi esempi i giovani. È vero, è verissimo, quello che accennavo prima, la famiglia è molto importante, bisogna vedere se ci sono dei genitori violenti, dei genitori che usano atteggiamenti e parole spropositate. E devo dire che anche quando poi le famiglie vengono informate, ma siamo anche qui di fronte alla televisione, la cronaca ci ha portato gli esempi di famiglie che dicono ma no, è soltanto un banale litigio. Noi abbiamo imparato dalle persone che lavorano con noi, ci hanno insegnato come distinguere l'atteggiamento, il bullismo da un normale litigio. Chissà perché la famiglia minimizza sempre. E le caratteristiche sono la simmetria della relazione, cioè il bullo è sempre una figura prevalente, di solito nerboruto, e l'altro è una persona che è sempre debole, è sempre stata emarginata anche all'interno della scuola. Dopodiché l'intenzionalità di questi comportamenti, perché non sono soltanto battute e battutine, c'è proprio il desiderio di fare del male. Proprio la carogna, quella che chiamavamo così, che chiamavamo a scuola. E poi il fatto è che c'è una bella differenza, perché è un atteggiamento che si ripete continuamente, si prende di mira il poveretto e si va avanti, 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 non è la reazione sanguigna di fronte ad un normale litigio, ad un affronto che si presume un'offesa insanabile da parte di qualcuno, no signore, c'è un atteggiamento premeditato. E questo è quello che dobbiamo imparare noi nelle nostre famiglie, nelle nostre case, dovremmo farci un bel esamone di coscienza. Beh, questo sicuro, Claudio, in fin dei conti la prima educazione dovrebbe venire all'interno delle famiglie, poi magari vai a vedere un evento sportivo e ci sono i genitori che dicono ai figli di picchiare l'avversario. Beh sì, la tragedia dei campi di calcio soprattutto. Ci apre una parentesi graffa, come si diceva una volta.
neanche quadra, perché poi l'esempio è importante. Ma io tornerei anche al discorso dei WhatsApp, perché ci sono dei cosiddetti gruppi WhatsApp carsici, no? Io li chiamo carsici. In che senso? Nel senso arcaici, antichi? Nel senso che c'è il gruppo WhatsApp superficiale a cui appartengono tutti i ragazzi della classe e poi contemporaneamente agiscono altri gruppi sotterranei, si aprono nuovi letti di fiume e nuovi canali, e alcuni ragazzi vengono emarginati. Quindi succede anche questo, come ricollegandomi a quello che diceva Ezio, agli aneddoti che raccontava. E questa è anche una forma di bullismo subdola, ma che esiste, che magari non è finalizzata a una violenza esplicita, però una violenza sottile, subdola, delicata, che poi va a consumare l'autostima dei ragazzi stessi. Per quanto riguarda lo sport, anche qui abbiamo assistito recentemente a dei casi incredibili di aggressione dell'arbitro, di insulti, anche nei tornei, ma anch'io quando giocavo a pallone mi ricordo, quindi non è soltanto un fatto recente questo, dei genitori che non davano un grande esempio a noi ragazzini, quindi gli insulti, la mancanza di rispetto nei confronti dell'arbitro, quindi l'istituzione non viene più interpretata come tale, l'autorevolezza non c'è più. Cos'è l'istituzione? È un qualcosa di evanescente, il ragazzino è disorientato, non sa più a che santo votarsi, permettetemi questo termine, e quindi di conseguenza non si confida più. Possiamo dire che è tipico italiano questo aspetto? Questo non lo so, non so se sia tipico italiano, non farei ancora una volta dell'autolesionismo, perché già ne abbiamo tante di magagne noi italiani, rimettiamoci. Credo che sia, faccio un esempio, in Danimarca esiste la scuola dell'empatia, è istituzionalizzata, tutta una serie sono istituzionalizzate una serie di ore dedicate all'empatia nelle scuole, cosa che in Italia manca. Tornando a prima, l'intelligenza emotiva, bisogna insegnare ai ragazzi a conoscere, a sapere cos'è la comprensione e la condivisione, soltanto così si riesce magari, c'è la pubblicità? Velocemente. No, empaticamente dimmi. Empaticamente, ti ho capito, ma l'ho capito perché gesticolavi e mi maledici. Proseguiamo dopo? Proseguiamo dopo. Possiamo. Dopo una breve pausa di pubblicitaria parleremo ancora di empatia con Claudio.
Insomma, avevamo fatto un breve siparietto, io e Claudio Calì, dove parlavamo di empatia in Danimarca. Quindi c'è dell'empatia in Danimarca. E che non hai fatto la battuta di Winston Churchill. Quella poi la facciamo alla fine. Va bene. Sì, c'è empatia in Danimarca, nel senso che al di là delle battute, in Danimarca è un progetto molto interessante. Poi andremo velocemente anche a Londra come esempio. Si insegna l'empatia nelle scuole. Può sembrare una cosa strana, in Italia non si sa neanche cosa sia l'intelligenza emotiva. Io anche quando vado spesso e volentieri in molte aziende, quindi non soltanto i ragazzi, e parlo di intelligenza emotiva che è indispensabile per tutti a qualsiasi livello, mi guardano come se parlassi di qualcosa di indecifrabile. In Danimarca lo sanno, la conoscono e la insegnano i ragazzi. A Londra pensiamo tutti, c'è addirittura il museo dell'empatia, dove si entra e si vivono dei momenti di empatia con la vita vissuta di altre persone, attraverso addirittura anche le scarpe. Può sembrare strano, magari qui in Italia siamo un po' più schizzinosi, ma c'è una sala ampia in cui si entra, ci sono un paio di scarpe, che ne so, della ballerina, del muratore, quindi una persona si mette le cuffie, quindi si mette le scarpe e attraverso le cuffie sente la voce, il racconto del proprietario delle scarpe, cammina, walk in my shoes, cammina con le mie scarpe e troverai le mie impronte per entrare in empatia col proprietario delle scarpe. Può sembrare una cosa, un progetto incredibile, però aiuta a cercare condivisione. È questo che bisognerebbe insegnare nelle scuole. Mettersi nei panni degli altri. Ma allora, mettiamoci noi nei panni giusti, caro Ezio. La prevenzione sul bullismo, come si fa? La prevenzione sul bullismo è una prevenzione, a mio avviso, ma non a mio avviso, ad avviso della psicologia dello sviluppo e della psicologia di comunità, che deve partire a monte, nel senso che si parlava di adulti, si parlava di insegnanti, si parlava di clima di classe a scuola. Sicuramente fare una buona prevenzione vuol dire quello che diceva lui, cioè parlare di emozioni a scuola e come posso dire, alfabetizzare, educare all'affettività. Si parla molto di educazione all'affettività, ma non è soltanto una bella parola, non è soltanto una bella espressione, ma è assolutamente indispensabile, ma non alla scuola media e alla scuola superiore, quando vediamo le manifestazioni di bullismo e di cyberbullismo, molto prima, a cominciare dalla materna, e in un lavoro che deve essere, questo ce lo insegna la psicologia, ce lo insegna anche la sociologia, veramente ad ampio spettro, sia sugli allievi, sia sugli insegnanti, sia sui genitori, perché si possano esprimere le emozioni, perché si possano gestire le emozioni. Noi sappiamo tutti che il bullo, per esempio, ha una cattivissima gestione dell'emotività. C'è un falso mito sui bulli e si dice che i bulli siano degli insicuri. Molto spesso sono dei ragazzini anche molto sicuri di se stessi. Vorrei smontare uno stereotipo sul bullo, ma sono delle persone che hanno una serissima difficoltà nella gestione degli impulsi, e se si inizia a lavorare con i bambini della materna, con i bambini degli elementari, con i loro insegnanti, con i loro genitori, su tutto ciò che ha a che fare con la gestione, il riconoscimento, il saper nominare le emozioni, allora sì che si fa una grande prevenzione, nel senso che si parte a monte. L'idea di occuparsi di bullismo a volte pare essere soprattutto un intervento sul dramma, l'intervento sul disagio, ma il disagio non deve avvenire, cioè bisogna partire molto prima. Questo è forse anche dispendioso a livello istituzionale, però rende tantissimo. Nelle esperienze che ho fatto io come psicologo scolastico in questi 15 anni di lavoro sul campo, anche con Monica in passato, ci siamo resi proprio conto che se si lavora sull'emotività, se si parla con loro, se ci si pone in una posizione di ascolto, iniziando veramente con le giovani generazioni, si creano dei climi in cui quando l'atto di bullismo avviene si può condividere, si può chiedere aiuto, si può riconoscere un disagio, una difficoltà, e tutti diventano coinvolti, gli insegnanti, i compagni, i genitori, la rete di genitori. Insomma, siamo, si diceva prima, in un'epoca di grande individualismo. Per contrastare il bullismo facendo una sana prevenzione dobbiamo entrare in un'ottica di comunità,
in un'ottica in cui si è tutti in rete e il problema è di tutti, non di chi ha il figlio bullizzato, non di chi ha il figlio bullo, ma genitori siamo tutti, no? Perché tutti dobbiamo tenere conto che se lavoriamo a un livello di emotività e di alfabetizzazione affettiva, veramente possiamo fare una sana prevenzione e non soltanto l'intervento sul problema. Allora, prevenzione abbiamo visto in questo caso nei confronti di chi fa il bullo e invece di chi viene bullizzato, Monica? Qui siamo nel campo del ciclo di vita del bullismo. Il ciclo di vita del bullismo, Ezio adesso parlava di climi, di clima che può cambiare. Si è detto prima appunto l'importanza dell'emotività, dell'emozione, saperle raccontare. Il fenomeno del bullismo, storicamente, ma anche dal punto di vista letterario, ha due poli che sono la vittima e il carnefice. Ci si concentra sul carnefice perché fa paura, ci si concentra sulla vittima perché è da proteggere e da difendere. Ma, e questo lo diciamo noi anche come associazione dei genitori, lo diceva il buon Gianni Rodari, grande maestro della grammatica e della fantasia che ha fondato questa associazione dei genitori, lui diceva esistono e devono esistere le comunità di genitori, perché il tempo che il genitore passa al di fuori della scuola e non al di dentro della scuola è così breve che ha bisogno che venga trasmessa la cultura della gestione scolastica, in modo che non si senta solo. Abbiamo però tutti un'enorme responsabilità come comunità educante, come società educante, nell'educazione proprio alla legalità. Non è solo un discorso di emozioni che sono importanti, ma è il discorso della legalità. Omertà, non lo racconto, oppure educazione alla legalità, affronto il tema, lo gestisco e lo gestisco con una comunità di adulti intera che se ne occupa, perché essere degli astanti, essere degli osservatori sia nelle comunità dei piccoli che nella comunità dei grandi e non intervenire è una mancata esercizio dei propri diritti e doveri di cittadinanza. Questo è molto interessante quello che hai detto, ma allora, visto che abbiamo parlato di prevenzione, prevenzione del bullismo, prevenzione del bullizzato, però chi opera poi sul territorio presenta anche qualche progetto. Voi avete realizzato, sì, Mediamente Bullo come Rotary? Esatto, abbiamo realizzato sempre su suggerimento di Riccardo Petrignani questo progetto. Abbiamo creato l'organizzazione, cioè prima di tutto siamo andati all'ufficio regionale e abbiamo detto vi va bene, possiamo farlo per voi, benissimo, ci hanno affidato 15 scuole. 15 scuole, 13 territorio Piemonte, 13 in ambito Torino e due scuole, una Novara e una Vercelli. Il programma, in modo da poter trarre dei risultati paragonabili tra loro, è sempre lo stesso. Ci sono delle equip che vanno in una classe, di solito la prima classe del corso delle medie, e fanno del due interventi la settimana. E gli insegnanti talvolta accompagnano queste persone coordinate da Yuri Nervo, che ha un'esperienza a mio parere clamorosa, e qualche volta non affiancano gli insegnanti, e poi si confronteranno alla fine di questo percorso tutte le esperienze che sono state ricavate. E la cosa bella è che abbiamo un contratto pluriennale con il Ministero dell'Istruzione, per cui potremo andare avanti almeno per il corso delle medie. Io lo trovo molto interessante. Noi abbiamo garantito la serietà, altri ci hanno dato le loro professionalità. La cosa bella è che c'è più di una scuola nell'area metropolitana che ha un club che segue esclusivamente quella scuola, più di un club. Ci sono almeno 3 club per ogni circoscrizione che si occupano e che fanno un monitoraggio serrato di cosa avviene in quella scuola e di come va avanti il progetto. Quindi numeri, scuole, per cercare di mettere in evidenza questi aspetti. Esatto, e trarre dei risultati, perché nulla è scientifico se non è ripetibile e se non è paragonabile, come sommare le pere con le mele. Allora abbiamo cominciato in un modo un po' pragmatico, ecco. Però è un progetto pluriennale questo. È un progetto pluriennale, il prossimo anno di sicuro, poi vedremo, perché sono cose che hanno un certo impegno anche monetario. Certo. Claudio, cosa abbiamo imparato da questi elementi? Cioè, bullo, bullizzato, progetti?
cioè la strada giusta. Pensavo a questo bellissimo progetto del Rotary e mi veniva in mente Martin Seligman che parla del cosiddetto jogging morale, che è un modo di allenarsi anziché correndo, facendo del bene, quindi investendo soldi nel sociale. Quindi voi state dimostrando di avere empatia e di voler star bene con gli altri, perché per essere ottimisti oggigiorno bisogna far del bene. Quindi può sembrare paradossale, ma oggigiorno siamo tendenzialmente depressi e tristi perché siamo molto individualisti. Voi invece state dimostrando di non volerlo essere, quindi complimenti. Peraltro avevo letto di questo vostro progetto che è molto carino sui giornali. Facessero tutti questo, ci sarebbe un incontro tra le associazioni private e le istituzioni pubbliche che veramente sarebbe esplosivo dal punto di vista del bene che potrebbe portare ai ragazzi e alle scuole. È un concetto, dicevi tu, individualista, però comunque la comunità deve poi muoversi in questo senso. Beh sì. Perché al di là della scuola poi, cioè c'è anche tutta la vita di tutti i giorni. Insomma. Beh, Monica parlava di legalità, quindi il senso della legalità, il senso civico, sono tutte parole e fanno parte di un linguaggio necessario nell'ambito della comunità, altrimenti si perde proprio, dato che è un periodo storico in cui si è perso un po', si è persa la fede in qualsiasi cosa, non parlo soltanto di fede religiosa, anche quella è importante, si è persa un po' la fede negli altri, bisogna recuperarla. E Ezio diceva che bisogna partire da quando si è bambini, quindi dalle nuove generazioni. Noi non è che siamo perduti ormai, possiamo migliorare tantissimo anche noi come adulti, però dai ragazzi che bisogna partire. Esattamente, dai ragazzi bisogna partire e proseguiamo dopo una breve pausa pubblicitaria. Allora, continuiamo a parlare di bullismo e lo facciamo. Io vorrei farvi vedere uno spot che ha realizzato il MIUR, anche silenzioso se volete, ma le immagini valgono più di mille parole. Quindi, Angelo dalla regia, mandalo pure in onda e poi rientriamo su Claudio.
Insomma, uno spot che vale veramente più di 1000 parole, possiamo dire, Claudio, no? Sì, è uno spot coraggioso in tutti i sensi, i creativi che l'hanno ideato sono stati coraggiosi, è stato coraggioso anche il Ministero, ma devo dire molto efficace, quando la semiologia e il simbolismo vale più di tantissime parole, l'ancoraggio è quello del linguaggio dei ragazzi, ma anche un po' di tutti noi, perché poi bisogna essere sinceri e onesti, quindi molto efficace. Per quanto possa valere uno spot, perché se poi allo spot non seguono le strategie, sono fini se stessi questi spot, quindi sì, si spera, non vuole essere una nota polemica, si spera che le istituzioni credano sempre più anche in un'azione organica di lotta al bullismo, perché sennò questi spot valgono per quello che sono, molto belli e molto efficaci. Ezio, spot efficace? Spot assolutamente efficace, che parla un linguaggio diretto, chiaro, netto, forte sicuramente, ma che arriva diretto ai giovani. Però mi trovo assolutamente d'accordo con te, perché non basta uno spot. Allora, gli spot e la comunicazione di contrasto al bullismo parlano molto ai ragazzi, parlano molto a noi adulti. Sicuramente uno spot del genere ci dice: ragazzi, la questione è seria, ragazzi, bisogna occuparsene, ragazzi, il senso di comunità può cambiare questo problema, ma non può finire lì, perché rischia di essere soltanto una, come posso dire, un qualche cosa che spacca, un esercizio di stile. Esatto, un esercizio di stile, ma se non ha seguito in un percorso organico, strutturato, con le giovani generazioni, ripeto, a partire da quando sono veramente piccoli fino ad arrivare alle medie e all'inizio delle superiori, rischiamo di fare dei buchi, noi adulti rischiamo di fare dei grossi buchi nell'acqua. Dispendiosi, eleganti, belli, forti, incisivi come questo, ma uno spot del genere io mi immagino di vederlo in classe con i ragazzi, ma non con l'esperto che arriva dall'esterno a fare l'intervento che dura 2 ore e poi va via, ok? Serve anche assolutamente questo, ma serve che l'insegnante curricolare che sta con te tutti i giorni, al quale tu ti affidi anche in qualche modo nel tuo percorso di crescita, ne parli con te. Ne parli con te allievo, no? E dica: ma ragazzi, cosa, io mi immagino la scena, no? Ragazzi, cosa ne pensate di questo spot? Che cosa vi comunica? Sì. Che cosa vi arriva di pancia? Parliamone. Tenete conto che la nostra scuola, criticata, sminuita, tutto quello che vuoi, ha degli insegnanti che sono in grado di fare questo. Degli insegnanti che possono insegnare lettere, matematica, scienze, non importa la qual materia, ma che sono in grado di affrontare una cosa del genere e far sentire, e perché questo io credo che serva anche molto, io sono qua con voi, io ho in mente che esiste questo problema, io adulto, che sono qua per insegnarvi matematica, ho in mente che vivete queste cose, ho in mente che correte il rischio di essere bullizzati o di diventare spettatori di episodi di bullismo, ma ho anche in mente che possiamo parlarne e che io sono qua per voi e vi creo l'occasione, utilizzando fenomeni di comunicazione come questo, perché se ne possa parlare, perché si possa essere liberi di esprimere anche il disagio, anche la sofferenza e non solo le tabelline, no? Certo. Enrico, tu che fai parte invece di un club di servizio, il vostro sistema di comunicazione su questi argomenti? Beh, noi abbiamo un sito distrettuale nel quale pubblichiamo tutto ciò che facciamo, per esempio anche la registrazione di questa sera verrà poi pubblicata. E ti ringraziamo naturalmente. Figurati. E cerchiamo di dare ampia risonanza e di dibattere dei club queste tematiche. E mi chiedo, forse un pochino controcorrente rispetto a quello che è stato detto questa sera, non c'è una certa compiacenza in questa distribuzione mediatica, senza risalire a McLuhan, non è forse che ci stiamo dando troppa importanza al mezzo di comunicazione, che si compiaccia, si nutra di queste notizie? Se una notizia non viene data, non esiste e non suscita emulazione. Mi piacerebbe sentire. Beh, la palla a questo punto passa a Claudio, direi. Si riferiva allo spot in sé o non tanto, alla notizia allo spot del bullismo? È molto elegante, forse addirittura troppo, molto intellettuale.
Però c'è una nota sarcastica. Forse no, perché beh, pensato dai a un certo punto poi si vuole strafare e si cade nell'eccesso opposto. Però anche il fatto che una notizia non la si dia è una cosa che va contro la libertà di stampa, soprattutto abbiamo una storia che ci insegna questo, è troppo facile nasconderla, però suscita l'emulazione, appena uno ferma un'ambulanza aspettiamo una settimana e succederà qualcos'altro, ma la testimonianza di questa persona non è stata ha fatto una cretinata pazzesca, no, ho sbagliato a metterla in rete. Sì, lei dice che il ruolo dei mezzi di informazione è giustamente, lo sappiamo tutti, molto delicato. Il fatto di dare spazio a una certa notizia può paradossalmente creare un eco di emulazione, no? Sì. Beh sì, questo è un po' poi per non allargare il campo anche agli atti di terrorismo, no? Che creano, esatto. Giuseppe lo sa. Purtroppo oggigiorno fa audience, permettetemi questo termine, tutto ciò che è triste, tragico e ci terrorizza, perché noi siamo atavicamente attirati necessariamente da ciò che ci terrorizza, perché poi sin dai tempi antichi eravamo e necessariamente dovevamo vivere, eravamo abituati a vivere in condizioni precarie, quindi era necessario che fossimo sempre allerta. Tutto ciò viene portato ingigantito anche dai mezzi di informazione di oggi. Le notizie buone vengono sempre legate ai margini, no? Perché sennò cambiamo canale. Quindi è un circuito vizioso, ecco, è viziato. Però la notizia, adesso non sta a me fare sindacalista o difensore dei giornalisti, va data necessariamente. Quindi il bullismo, io tante volte scherzo anche su Facebook, dico adesso arriva il periodo dei pitbull. Perché poi si va a periodi, eh? C'è il periodo dei pitbull, dei cani che sbranano, e poi c'è il periodo, però in realtà purtroppo le notizie oggigiorno soprattutto corrono e quindi il giornalista deve saperle cogliere, poi che ci sia emulazione questo non dipende neanche troppo dai giornalisti. Se posso intervenire, un aspetto per esempio, non è bullismo, ma per esempio è un fatto di cronaca, noi pensiamo a, per esempio alla tragedia dei migranti, la foto del bambino annegato in Turchia, è una foto che sicuramente è stato uno shock e che ha posto in prima evidenza probabilmente questo tipo di argomento. Poi però il concetto, e forse in questo caso ti posso dare ragione, è che siamo talmente assuefatti a nuove informazioni, a nuove immagini, a nuove opportunità, che alla fine quel bambino è stato dimenticato nel giro di 48 ore. Allora, dove sta il fatto migliore, cioè Monica? Cioè, dove sta la verità in questi casi nel mondo della comunicazione, a te che fai parte di una community manager? Insomma. Sì, il mondo della comunicazione è un mondo complesso nel quale le notizie hanno una loro vita che è sempre più breve. Sappiamo benissimo, e questo forse per sostenere quello che diceva Enrico, che la comunicazione è fatta anche di non comunicazione, quindi anche le cose non dette sono importanti. Gli spot pubblicitari, così come tutte le campagne che credo le associazioni, il Ministero, quindi tutti diciamo i partecipanti della community educante, e uso la parola community invece di comunità pensando anche a quella social, mettono in atto sono strumenti, cioè l'uso di strumenti con gran buona volontà, ma ci dimentichiamo che dietro ci deve essere un lavoro quotidiano, un lavoro continuo, una partecipazione continua. Uso la parola partecipazione perché uno degli elementi cardine di questo tipo di fenomeno, che ritroviamo poi nel mondo adulto, non ce lo dimentichiamo, è anche il fenomeno dello star fuori dai meccanismi. Quindi, di nuovo, pensiamo all'effetto del mobbing nel mondo del lavoro. La letteratura ci dice che c'è stato il teorico del mobbing, Edge, che aveva pensato a 6 livelli per arrivare al mobbing. Io a questo punto i 6 livelli, sai cosa ti dico? Ne parlerei dopo una breve pausa pubblicitaria. Certo.
Insomma, abbiamo bloccato Monica, ci vuoi parlare di questi 6 gradi? Ritengo importantissimo fare questo passaggio dal bullismo al mobbing. In alcune culture, soprattutto nei paesi del nord Europa, non c'è distinzione. In Italia questo Eggio, questo studioso, ha studiato 6 livelli per poter definire il mobbing in ambiente aziendale, quindi 6 livelli di gravità susseguenti. Per l'Italia ha pensato a un livello 0, cioè un pre-livello, nel senso che noi siamo, come dire, una cultura un po' irosa, una cultura dove, e lo dico in maniera sorridente, il clan alcune volte vince sulla diversità, cioè far parte dello stesso gruppo aiuta, anche se in quel gruppo non ci sto bene, in quel gruppo, in quella famiglia, in quel contesto, però meglio star dentro che fuori, se sei un po' diverso ti guardo con sospetto, quindi un po' la cultura del sospetto. Ecco, facciamo attenzione perché questo, se non lo risolviamo, come diceva giustamente lo psicoterapeuta Ezio Mattio, ce lo portiamo dietro anche nel mondo adulto e nel mondo del lavoro, ed è lì che poi anche l'ambiente adulto influisce sul non risolvere, non ascoltare ciò che sta succedendo, perché queste sono le testimonianze che riceviamo nell'osservatorio sul bullismo. La solitudine del genitore, della vittima, è fondamentale, perché in qualche modo si crea anche un clan dei genitori, degli adulti dall'altro lato, ma un altro elemento importante è anche la fatica a riconoscere, magari nel proprio figlio o nel proprio allievo, una cosa che si è vissuta. Quindi ci sono delle parole chiave, degli strumenti che dobbiamo mettere in campo proprio nella quotidianità, in un allenamento all'osservare e all'ascoltare non solo le proprie situazioni, la propria classe, il proprio ambiente sociale, la propria comunità, la propria famiglia, ma anche a osservare quelle degli altri. Abbiamo sempre meno tempo per stare insieme, per imparare a guardarci ed osservarci, ma è buona prassi, oltretutto una prassi sociale che fa sempre bene. Vabbè, direi che insomma una grande spiegazione in questo senso. Cosa ne pensi, Claudio? Beh sì, stiamo dicendo tutti sostanzialmente la stessa cosa, quello dell'esigenza di stare assieme, di confrontarsi, di non creare dei gruppi chiusi, isolando quelli che stranamente oggigiorno si ritengono diversi per tutta una serie di motivi, o psicologici, perché deboli, o anche fisicamente magari ritenuti tali. Quindi prima si diceva, cerchiamo di chiudere con una nota positiva. Non dobbiamo essere catastrofisti, ovviamente, non è che tutto vada male o sia negativo. Certo, bisogna sempre avere le antenne ben dritte, essere vigili, ci sono situazioni favorevoli, positive, come diceva Ezio giustamente all'inizio, in scuole, magari in quartieri difficili socialmente, ma che paradossalmente tante volte presentano problemi minori rispetto a scuole in cui si pensa che possa andare tutto bene. Ripeto, vigili, pronti a prevenire, perché la prevenzione è importante. I docenti devono acquisire nuovamente la coscienza di ricoprire un ruolo importantissimo. Loro sono fondamentali, sono le vedette della nostra società, sono quelli che cercano di capire e di ascoltare, devono cercare di capire e di ascoltare i ragazzi, conoscerli e crescerli, oltre alla famiglia. E noi, per quanto riguarda il nostro ambito di competenza, quindi la comunicazione, la psicologia, i genitori, quindi gli esperti, le associazioni, tutti noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo, in primis l'istituzione. Ma le 3 parole chiave con cui formare le nuove generazioni, dal tuo punto di vista? Beh, io l'ho detto prima, bisogna insegnare la comprensione, la condivisione e il senso di comunità. In questo modo, secondo me, si intraprenderebbe la strada giusta. Ezio, voi cosa state lavorando in questo momento? Su qualcosa di particolare? Io e Monica in particolare abbiamo lavorato per molti anni in una scuola di periferia, molto periferia, Nichelino. Abbiamo lavorato molto bene con i ragazzi, avendo come formatore lei, come psicologo io, lavorando su 2 temi. L'ascolto e il senso di condivisione.
l'ascolto dei ragazzi per valorizzarli, perché io voglio dare anche un messaggio di speranza in questa serata in cui parliamo di temi così duri, no? Questi ragazzi, i nostri ragazzi, se ascoltati, se accolti e se valorizzati, possono dare veramente il meglio di sé e possono diventare loro stessi il contrasto al bullismo. Cioè, perché il primo contrasto, non dimentichiamocelo, lo possono fare loro. Cioè, se ascoltati, se valorizzati, se incoraggiati, diceva Donald Meltzer, un grande psicoanalista che noi psicologi adoriamo, uno dei compiti della famiglia, e cioè degli adulti, è quello di infondere speranza nelle giovani generazioni. Io e Monica e altre due colleghe, Rosanna Basso e Daniela Baral, per lunghi anni abbiamo lavorato insieme utilizzando il metodo della narrazione e dell'ascolto, con più classi di un centro di formazione professionale a Nichelino. Da questo lavoro è nato un libro che abbiamo presentato negli anni in giro per il Piemonte, che si chiama Nostre Storie, e poi un docufilm che si chiama Nostri Sguardi, si trova su YouTube facilmente. È un lavoro che dimostra che cosa produce l'ascolto e il metodo narrativo, cioè ascoltare, accogliere i ragazzi, valorizzarli e incoraggiarli vuol dire prevenire non solo il bullismo, ma vuol dire prevenire il disagio, prevenire l'emarginazione e incoraggiare la partecipazione attiva dei nostri giovani nel cambiamento della società, perché a volte siamo noi adulti che passiamo loro il messaggio che vabbè, questo mondo è così, è un po' misero, un po' piccolo, un po' rovinato, ve l'abbiamo lasciato così, vedete un po' voi cosa potete fare. Ma in realtà noi adulti abbiamo un altro compito, abbiamo il compito di fargli percepire che loro possono cambiarla la realtà, possono modificarla e possono idealmente diventare loro stessi il contrasto a tutta una serie di difficoltà che le giovani generazioni hanno, ma che possono loro stesse modificare con noi adulti, comunità educante in rete sempre, e con noi adulti con loro. Essere con loro credo che sia un po' la svolta e la rivoluzione che questo piccolo progetto che abbiamo fatto, che per noi è un grande progetto perché è un progetto del cuore, che si chiama Nostri Sguardi, è la testimonianza. Monica, docufilm che si trova su YouTube, quindi. Sì, Nostri Sguardi del regista Riccardo Di Battista, si trova su YouTube, lo trovate sui social, su Facebook, è un lavoro di 3-4 anni fa, attualissimo perché i protagonisti, e la parola che io lascio in questa serata a tutti è il protagonismo, il sano protagonismo dei giovani e anche degli adulti. I protagonisti sono gli attori, sono ragazzi, gli altri siamo noi, cioè siamo degli adulti che si sono messi in gioco, quindi la speranza, la decima opportunità, quindi non diamo, noi eravamo della scuola non della seconda opportunità ma della terza, della quarta, della quinta, cioè diamo sempre speranza sulle opportunità. Io nel mio percorso lavorativo ho fatto anche un periodo di formazione nel carcere minorile e vi assicuro che di fronte alle grandi fatiche di chi per qualche motivo deve pagare il suo pegno con la giustizia, solo la speranza e il protagonismo ci possono aiutare a pensare di avere un futuro. Enrico, invece i vostri progetti per quest'anno e anche per i prossimi? Beh, Beppe ha introdotto molto bene la nostra associazione dicendo che i Rotary Club sono associazioni di servizio, non come chissà perché diavolo di motivo la gente immagina, non sono club per gentiluomini. Il Rotary è una filosofia di vita che cerca di conciliare il legittimo desiderio del singolo rotariano di emergere, di far vedere quanto è bravo e quanto è onesto nel suo lavoro, con l'altrettanto legittimo desiderio della stessa persona di rendersi utile con il proprio lavoro a quanti vivono nella loro comunità, quello che Polaris chiamava civic work. Bene, per andare un pochino più sul leggero, Vasco Rossi scrisse una canzone bellissima che dice: cambiare macchine è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, ma se cominciassimo a cambiare noi stessi sarebbe la rivoluzione. Bene, noi rotariani lo facciamo da sempre, cerchiamo di essere bravi e onesti noi per primi nei nostri club, nella nostra professione, nella nostra vita. Venite a trovarci. Direi che la citazione di Vasco Rossi mi lascia, non dico perplesso per carità di Dio, ma non pensavo che un rotariano me la potesse fare. Claudio, siamo rimasti sorpresi, direi.
Sorpresi, ma io mi volevo chiudere. Beh, innanzitutto complimenti per l'originalità degli interventi, perché sei stato uno spunto in molti dei nostri interventi, quindi complimenti ancora. Ma io volevo chiudere, almeno per quanto mi riguarda, col discorso della speranza, che è giustissimo. Se si toglie oggigiorno la speranza a tutti noi, soprattutto ai ragazzi, è la fine. Quindi noi dobbiamo lavorare con i ragazzi e per i ragazzi, dandogli speranza. È giusto quello che hanno costruito Monica ed Ezio, perché è la fonte inesauribile della vita. Quindi io chiuderei con questo, poi non ci mancherebbe. No, ma ti lascio la seggiola, non è un problema. No, chiuderei nel senso con questo tema, la speranza è straordinaria, e avendo associazioni di oltretutto del genere, credo che insomma ci sia concretamente. Beh, io credo che oltre alla speranza ci sia l'aspetto legato alla condivisione, al fatto comunque di aprirsi, di non chiudersi mai in se stessi, di condividere tutta la vita, di condividere le proprie esperienze e soprattutto di fidarsi, avere la fiducia, perché uno degli elementi che mi ha particolarmente impressionato e incuriosito è quello che ha detto Monica, la fiducia da parte dei genitori nei confronti dei propri figli. Credo che questa sia la parola di speranza che diceva Claudio, e speriamo naturalmente questa serata di avervi dato una speranza soprattutto per il futuro, affinché effettivamente i casi di bullismo debbano essere sempre meno, anzi se possiamo dire che non ci siano proprio più. Con questo naturalmente non mi resta che ringraziare i miei ospiti di questa sera per aver parlato di questo tema particolarmente sentito. Vi do appuntamento alla prossima settimana con Città allo Specchio, dove continueremo a parlare di educazione, ma lo faremo attraverso lo sport. Calcio a 5, calcio a 11, basket e volley femminile. Appuntamento alla prossima settimana con Città allo Specchio.